Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo ad installare il modulo per quanto riguarda il deviolucci per i fari automatici. Siccome questa macchina di serie non li portava, andremo a fare questa operazione qua. Per fare questa operazione qua, a noi ci serve gli accessori in questione: sono il modulo per quanto riguarda i fari automatici, il sensore luce pioggia e il cablaggio che serve per l'installazione. Poi, come prima cosa, dobbiamo iniziare a smontare il cartino dei fusibili e andare a svitare tutte le viti per il rivestimento sotto il sottosterzo. Tutte le viti, sia quelle di lato che quelle sotto. Una volta fatto ciò, dobbiamo smontare sia il profilo del piantone della porta e sia la plafoniera per passare poi i cavi. Una volta poi arrivati sul piantone lato sinistro, ci fissiamo tutti i cavi fino ad arrivare fino ai fusibili, così da là fare tutto il collegamento per quanto riguarda dal sensore al comando deviolucci fino al suo fusibile per quanto riguarda tutto il collegamento. Una volta poi installato il sensore con la sua scatolina che abbiamo fatto noi sotto lo specchietto, diciamo all'altezza della plafoniera, fatto poi tutti i collegamenti del sensore del cablaggio ai fusibili. E infine installato il deviatore delle luci con il selettore in automatico, ci andiamo a fare la codifica per attivare il tutto, perché una volta poi installato tutto possiamo sempre utilizzare sia il coming home che il living home anche dalla nostra macchina e impostare in base al tempo che vogliamo il timer e le funzionalità. Una volta poi fa tutto il lavoro, come vi dicevo, siccome questa macchina qua non è predisposta con il senso, con i fari automatici, il sensore, adesso vi faccio vedere come abbiamo installato. Abbiamo fatto con una stampante 3D, abbiamo realizzato una scatoletta per il supporto del sensore, eccolo qua. Questo è visto da fuori. E questo è da dentro. Questa è quella scatolina fatta, vedete? Per il supporto, abbiamo cercato di tenere la mano più originale possibile, così da tenere anche ben sistemata e nel suo alloggio quasi originale. Siccome in questo dobbiamo comprare lo specchietto con tutto il supporto per quanto riguarda i sensori, in questo abbiamo fatto direttamente una stampante direttamente il supportino ed incollato del biadesivo. Una volta fatto ciò, abbiamo passato i fili, come vi ho fatto già vedere nel video, attraverso questo piantone. E portati qua. Poi da qua alcuni collegati dietro una manopolina per quanto riguarda l'automatico e alcuni per quanto riguarda l'alimentazione sui fusibili. Il lavoro è questo qua, che nel momento in cui andiamo a chiudere e adesso andiamo a coprire il sensore. Ecco qua, una volta messo un qualsiasi straccio sul sensore, vi faccio vedere che quando andiamo ad aprire la macchina si accendono i fari. Vedete? Sia avanti che giustamente sia gli stop dietro. E funzionerà in automatico anche quando abbiamo la macchina in moto. Adesso vi faccio vedere. Una volta poi messo il selettore in automatico, come in questo caso i fari sono ancora spenti, adesso vi faccio vedere. Ecco qua, con i fari spenti e il settore in automatico andiamo a mettere in qualsiasi panno. Vedete? Si è acceso il faro. Tolto lo straccio, il sensore rileverà la luce e quindi spegnere il faro.
a mettere in qualsiasi straccio, anche la mano, con il sensore, se ci piove mi fare. Ecco qua, hai visto? Quando vado a togliere la mano dal sensore, i fari si spegneranno. Guardate. Ok. Poi, in più. Funziona il sensore pioggia. Nel momento in cui vado a bagnare o comunque a toccare il sensore qua, partiranno le spazzole. E una volta fatto ciò andiamo a codificare anche il sistema all'interno per andare a yardare delle funzioni in più. In questo caso sarebbe illuminazione esterna, e quindi andremo ad attivare sia il coming comb che il living comb, e poi in più anche l'accensione dei fari automatici. Coming comb serve il torno a casa, quando torniamo a casa i fari, quanto tempo una volta accesi dalla macchina, devono restare accesi. Invece il living comb significa che quando torniamo a casa, quando andiamo verso la macchina, si accendono i fari della macchina on o off. Invece accensione automatica fari sarebbe che nel momento in cui noi entriamo in una galleria, in quanto tempo i fari si devono accendere, rapida, media o ritardata. Rapida, l'accensione sarà rapida e anche lo spegnimento è rapido quando usciamo dalle gallerie. Viceversa, media o anche ritardata vanno a cambiare il tempo dell'accensione. Se andiamo a mettere su ritardato, si ritarda l'accensione e anche lo spegnimento quando usciamo dalla galleria. In questo caso ce l'ho rapido, così che non appena entro in galleria si accendono i fari. In più abbiamo anche la funzione che scendiamo dalla macchina, vedete, si accendono i fari, perché adesso la macchina siamo al coperto e quindi si sono accesi i fari. Togliamo la chiave, basta che chiudiamo la macchina e dopo un po' di fare si spegne, dopo 60 secondi come abbiamo impostato là. Viceversa, poi una volta che si è spenta, si sono spenti i fari con la macchina chiusa, andiamo ad aprire la macchina e si accenderanno i fari per indicarci, diciamo, anche dove si trova, se la parcheggiamo in un centro commerciale o quant'altro. Poi in questo modo abbiamo impostato che oltre ad essere spento, oltre ad accendersi i fari, si accendono anche i fendinebbia. Guardate, perfetto, vedete? Se non apriamo la macchina, basta richiuderla e si spegne tutto. Ok ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Come sempre vi consiglio, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, e se avete bisogno di qualsiasi altra cosa, basta tranquillamente lasciare qualcosa detto nei commenti, cerchiamo sempre di potervi aiutare. Ok ragazzi? Ciao ragazzi, al prossimo video. Ah, mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. Ciao ragazzi.